Ma cosa succede? Pasquale ha pubblicato sia domenica che lunedì e oggi è martedì e pubblica un altro video. Ma che è? È diventato completamente pazzo? In realtà non è proprio questo il caso, non è quello che accade. Quello che sta per accadere è una cosa stupenda, è un qualcosa di molto particolare che scopriamo subito dopo la sigla. Ciao a tutti, io sono Pasquale e questo è Io Risparmio, il canale del vostro amichevole risparmiatore ed investitore della porta accanto. Cosa sta succedendo? Pasquale sta pubblicando tutti i giorni, perlomeno spero che tu abbia notato che io sono 4 giorni di fila che vado a pubblicare dei contenuti nuovi. E nel caso tu non l'abbia fatto, beh, te lo dico io. Effettivamente ci sono delle novità sul canale. Alcune le svelerò durante l'anno, fanno parte un po' dei miei obiettivi. Se non hai visto il video, ti lascio la scheda qui in alto. La seconda la dico entro questa settimana. Ma partiamo dal principio. Quello che è successo è che io e mia moglie ci siamo resi conto che gestire il bambino da soli, con tutte e due che abbiamo un'occupazione a livello di tempo indeterminato, è diventato particolarmente complesso. Come tale, abbiamo deciso che lei andasse a usufruire in questo periodo del congedo parentale facoltativo, che dura circa 6 mesi. Ora, questo ci darà sicuramente molto più tempo da passare con il nostro figlio, o perlomeno lei avrà modo di, diciamo, e avere cura di dedicare tempo di qualità al nostro piccolo Andrea. Se questa è una cosa stupenda dal punto di vista genitoriale, porta con sé degli svantaggi che non sono indifferenti, e in particolare mi riferisco al fatto che lo stipendio in questo periodo viene pagato solo al 30%. Ovviamente avere una riduzione di questo tipo in un budget familiare può andare ad impattare enormemente quelle che sono le nostre possibilità economiche. E considerando quello che ho detto in un video precedente, cioè che i guadagni da YouTube non sono così eccezionali, o almeno non lo sono stato per quest'anno, che è passato il 2021, allora ho pensato di richiedere una mano, anzi due, a lei nel video editing dei miei contenuti e nella scrittura degli articoli che andranno a finire sul blog. Questo per liberare più tempo per me, non solo da dedicare al bimbo, ma anche di cercare di massimizzare il tempo che ho a disposizione per andare a registrare dei nuovi contenuti. Lo scopo ovviamente non è quello di levare tempo al bambino, tempo di qualità di cui ha bisogno, ma invece è quello di cercare di ottimizzare le due cose, e cioè ponderare la necessità di produrre dei video e più video di qualità maggiore per andare a raggiungere magari molte più persone e quindi aumentare di conseguenza gli introiti da YouTube, e allo stesso tempo fare i bravi genitori e cercare di fornire al nostro figlio del tempo che sia di ottima qualità per farlo crescere in armonia con noi stessi. Per fare questo, però, oltre ad avere una mano, anzi due, da lei, ho bisogno anch'io di essere una persona molto più organizzata di quanto non lo sia adesso. Siamo chiari, io cerco sempre di essere molto organizzato e per chi mi segue sa che molte volte sono avanti almeno di 2 o 3 settimane rispetto alle mie pubblicazioni sul canale. Ma se voglio andare a pubblicare tutti i giorni, o quasi così come è il mio obiettivo, quello di cui si ha bisogno è un'estrema organizzazione e precisione nel fare il tutto. E qui subentra il fatto di raffinare e affinare l'organizzazione e la pianificazione per la produzione dei miei contenuti video. Per cui, in accordo con mia moglie, abbiamo appunto un palinsesto ben definito che mettiamo giù mese per mese con i nuovi video che usciranno da lunedì al venerdì tutti i giorni, nessuno escluso. Inoltre vado a lasciare il sabato e la domenica liberi per ovviare a determinati argomenti inaspettati o magari per portare avanti delle possibili collaborazioni online che in questo momento non ho magari modo di prevedere, ma che vorrei fare. Magari ad esempio un video collaborazione con un'azienda o una marchettina, insomma, le solite, sapete, aziende se volete, io sono qui. Per esempio, mi piacerebbe anche andare a riniziare il bar dell'investitore assieme ad altri miei ex colleghi o magari fare qualche intervista qua e là. In ogni caso il palinsesto è ben definito, con due rubriche fisse a settimana. Una è lunedì, nella quale ho ripreso, come avete visto, Buonanotte Mercati in forma registrata, ma per la quale vorrei comunque nuovamente cominciare a farle live, nel momento in cui il bambino sia abbastanza grande da capire che a una certa ora deve andare a letto. Per cui ogni lunedì dalle 18:30 in Buonanotte Mercati si farà un'analisi, anzi farò un'analisi della settimana precedente dei mercati azionari mondiali con focus su quelli più liquidi o interessanti, mentre ogni mercoledì riprendo la rubrica su Rizza le orecchie, nella quale di volta in volta andrò ad analizzare Rizz dei mercati magari un poco conosciuti, anche a volte molto particolari, per andare a rimpolpare quel famoso portafoglio virtuale che stavamo creando insieme su Wallmine e che ho dovuto interrompere purtroppo per i vari motivi che
voi conoscete se mi seguite, ma soprattutto con lo stimolo principale di andare a imparare giorno dopo giorno su come andare a valutare aziende diverse in varie parti del mondo che siano legate al settore immobiliare. Una volta a settimana si faranno anche analisi, siano esse di portafogli veri, aziende o propri, magari di ETF o comunque di prodotti finanziari in genere di vario tipo, al fine di cogliere al meglio tutte quelle che sono le opportunità che io come investitore potrei andare a valutare, ma che allo stesso modo vorrei condividere alla mia community per andare ad aprire una discussione costruttiva su quelle che possono essere le nuove opportunità per un investitore consapevole. Dedicherò un paio di volte al mese dei video relativi ai portafogli virtuali che sto portando avanti, sia quello sui Toro, quello che stiamo creando insieme, che quello su XTB di tipo speculativo, anche perché credo che siano delle ottime opportunità per andare a cogliere sui mercati quelle che sono le varie dinamiche, e poi sicuramente andremo a trovare e percepire in una rubrica come Buonanotte Mercati ed approfondire qui come community. Infine, anche se in maniera molto più diradata, voglio anche andare a discutere del mondo cripto, almeno una o due volte al mese, non di più. Ma non un discorso da investitore o speculatore vero e proprio, ma più che altro nel senso di seguire quelli che sono gli sviluppi di questa asset class, che dal mio punto di vista è molto speculativa e come tale non rientra nella mia strategia globale di investimento, ma che in un palinsesto più corposo come quello che ho in mente per il canale nuovo dal 2022, sicuramente deve trovare spazio, perché anche questa dinamica di mercato può essere approfondita e costruttiva se sia lo faccio per me, per poter imparare nuove cose, ma anche per chi mi segue, per poter avere un canale che offra al meglio dei contenuti a 360 gradi nel mondo del risparmio e degli investimenti. Per fare tutto questo però, per fare questo lavorone, ho bisogno non solo di me che scrivo video e li registra, o di mia moglie che mi aiuta nel video editing o con gli articoli, ma ho bisogno anche di te, di voi che mi seguite e che mi supportate, e anche che mi sopportate. Vi prego perciò di lasciarmi dei commenti, dei mi piace, dei non mi piace, interagite con me, fate capire tutto quello di cui avete bisogno affinché questo canale diventi il più poliedrico possibile e vi possa fornire più informazioni possibili su questo fantastico mondo che è quello del risparmio e degli investimenti. Alla fine di questi 6 mesi devo andare a capire se il canale è cresciuto abbastanza e per cui mi permette di portare avanti tutto questo discorso oltre questo periodo dei 6 mesi, magari con qualche collaboratore, anche perché nel momento in cui mia moglie ritornerà al lavoro ovviamente avrò bisogno di un aiuto, di una mano, di collaboratori, oppure se si è trattato di un semplice esperimento che non va a buon fine e per cui lo finirò lì, magari ritornando a pubblicare 2 o al massimo 3 video a settimana. Per cui, per favore, fammi avere i tuoi riscontri su questo mio nuovo esperimento e nuovo progetto. Fammi sapere cosa preferiresti che io trattassi sul canale, se le rubriche fisse sono di tuo gradimento, se sono fatte bene, così come mi è parso di capire che fossi interessato a queste 2 rubriche dal sondaggio che avevo pubblicato su Telegram, nel quale mi era stato richiesto di inserire nuovamente queste 2 rubriche, cioè Rizza le orecchie e Buonanotte Mercati. Attendo i tuoi commenti costruttivi e rimango a disposizione per qualsiasi dubbio, nel caso tu li abbia o che possa avere in mente. Ovvio che se non vuoi perderti nessun nuovo video, la cosa che devi fare è iscriverti al canale se sei nuovo, cliccare la campanella delle notifiche e anche, ovviamente, lasciare un bel pollice in su per l'algoritmo di YouTube che tanto mi vuole male e che poco mi propone. Però magari, chi lo sa, nel 2022 sarà diverso. Bene, anche per oggi è tutto e ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!